Lega Nerd, così apri il web, sì, stanno sì. tutti lì, infatti, si faranno le pugnette su Super Nera perché è Lega Nerd. Ottima scelta te con te, brava, Lega Nerd. Vai ragazzi, dateci forte. 42. Ciao popolo Lega Nerd, sono a Milano, precisamente alla Senteria Social Club per l'ultima tappa del Road to Fest, il festival delle serie TV che si terrà qui a Milano a metà ottobre. Siamo qui perché stasera in anteprima verranno presentati i primi due episodi della nuova serie Fox Romolo più Giulia, la guerra mondiale italiana, questa serie super satirica, assurda, che parte come base ovviamente quella della storia di Romeo e Giulietta, prendendo però Roma Nord e Roma Sud e poi espandendosi con Napoli e Milano, una vera e propria battaglia a colpi di satira nel nostro bel paese, o quasi. In occasione della presentazione della serie abbiamo intervistato per voi i due protagonisti, Alessandro D'Ambrosi e Beatrice Arnera. Quindi siete curiosi di sapere quello che ci hanno raccontato, io vi consiglio di restare con me. Parlando proprio di web, com'è successo che Fox ha visto questo meraviglioso, incredibile pilot sul web che ha fatto trilioni di visualizzazioni? Perché credo che a Fox abbiano internet. Credo abbiano una connessione buona, tra l'altro gli uffici di Fox, e siccome noi siamo usciti ormai quasi 2 anni e mezzo fa online dopo il Roma Web Festival che abbiamo vinto, abbiamo fatto dei bei numeri, i numeri attirano l'attenzione, il contenuto poi solletica invece la voglia di magari fare un progetto nuovo, e eccoci qua, e siamo molto orgogliosi, sentiamo una grande responsabilità, speriamo di aver fatto molto bene. Per fortuna avevamo Beatrice Arnera, o no? Sì, grazie. Grazie. L'idea iniziale, Romolo e Giulia, parlava in particolar modo Roma Nord, Roma Sud, questa sì. enorme grande faida che il resto d'Italia non sa che esiste, questa enorme faida. Beh, in realtà in tutte le città d'Italia ci sono delle faide interne un po', o no? Roma un pochino di più. Sì, forse a Roma si sente un po' di più, non so, però magari poi in altri luoghi c'è una faida fra città vicine, no? Pisa, Livorno. Esatto. Ci sono in ogni caso sempre delle divisioni. A Roma in effetti è abbastanza sentita ed è sentita da un po' di anni. E noi gruppo di autori, io insieme a Giulio Carrieri che è lo sceneggiatore, a Michele Bertini che è il regista, lavoriamo insieme da molti anni, siamo molto amici e loro due sono di Roma Nord e io di Roma Sud. Quindi già fra di noi, prima ancora dell'idea, c'era un prenderci in giro goliardico, insomma cazzeggiavamo, scherzavamo, ci prendevamo in giro. A un certo punto è nata la voglia di mettere in scena questa differenza e abbiamo preso la matrice shakespeariana come motivo narrativo, come leitmotiv, perché quale miglior esempio se non due famiglie della stessa città che si odiano e che si dividono e dividono due possibili felici amanti. E ci sembra un buon modo per parodizzare e raccontare questa differenza. Poi da lì lo sviluppo a una guerra mondiale italiana, quindi a includere altre differenze, altre separazioni, a volte folli, a volte insensate, ma proprio per questo interessanti, è stato molto breve. Quindi avete lavorato coinvolgendo Milano e Napoli anche per rendere la serie più... a tiratura nazionale, certo, siamo usciti dal grande raccordo anulare. Tra l'altro è molto particolare la serie perché la serie parla di divisione e al tempo stesso di inclusione, in un periodo storico italiano non particolarmente felice. Voi con la satira vorreste cercare di portare gli spettatori a riflettere un attimino di più? Vuoi rispondere un po' tu? No, volevo andare a prendervi qualcosa da bere, volete qualcosa? Vai, ti prego. No, beh, insomma, credo che il lavoro che sia stato fatto a livello, prima di tutto, di concept, di sviluppo dei temi, cerchiamo di essere brevi, sì. Così almeno poi passiamo sulla parte quella nostra, che sì. è così. Sì. E sia appunto in questa direzione, nel senso noi abbiamo rappresentato una serie di divisioni in un'epoca in cui c'è grande facilità di comunicazione, siamo tutti in contatto, siamo tutti globali, però in realtà poi ci sentiamo forse spesso molto soli, c'è anche una grande possibilità di isolarsi dietro a una serie di contatti che sono mediati. E la differenza, la divisione riesce a creare un'identità, no? Io sono diverso da te e per questo sono qualcosa. E quindi a volte ci si divide, ci separiamo solo per riconoscerci in qualche cosa, in un mini gruppo, in una mini identità. E mettendo alla berlina differenze fra persone della stessa città o fra persone dello stesso paese, che magari sono la stessa cosa e si declinano solo con dei linguaggi diversi, volevamo proprio cercare di capire come uno possa scoprire se stesso meglio se conosce l'altro, se conosce il diverso. E Romolo e Giulia sono un po' l'esempio di questo, insomma, Romolo scopre davvero che cosa gli piace nella vita, che cosa vuole, nonostante abbia una vita segnata, molto comoda, e forse anche Giulia potrebbero rimanere nel loro acquario, invece escono fuori dalla loro acqua perché... Citando il film,
citando il film, la scena iconica del film, e escono fuori dal loro ovile perché si sentono irrequieti, sono alla ricerca di qualcosa di altro che è un'identità, e la trovano l'uno nell'altra e nella diversità. Parlando di web, il web da una parte aiuta tantissimo a far emergere, dall'altra parte però è un'arma a doppio taglio. Io sono rimasta molto colpita dal fatto che sulla pagina Facebook si sia scatenata una vera guerra nazionale, soprattutto nella faida, tra l'altro, che dovrebbe essere tra virgolette quella marginale, tra Napoli e Milano. Come ve lo spiegate questo fenomeno piuttosto increscioso, diciamo così? Ma a me semplicemente mi fa molto tristezza e anche molto ridere, perché è un tragicomico abbastanza palese. Mi sono sconvolta dal fatto che abbiamo tecnologie avanzatissime e non riusciamo a dividere la verità dalla fiction, un personaggio da un attore, da un essere umano. Mastrota stesso è stato devastato, questa cosa è allucinante, perché non so come non si riesca a capire che è una parodia, una caricatura, che è fatto in modo goliardico, che non so come, però evidentemente si può ancora. No, beh, forse un punto morto no, però c'è sempre una grande propensione, una grande facilità nel scagliarsi con violenza anche estrema e colpevole, alla quale invece bisognerebbe prestare attenzione, contro cose che invece andrebbero contestualizzate, no? Se si prendono le dichiarazioni di un video promozionale di una serie che è fiction, che è fantasia, che è satira, volete volutamente sopra le righe, volutamente sopra le righe, e si interpretano come reali, come pensieri reali di una persona, è ovvio che immediatamente si può puntare il dito, e in ogni caso non si dovrebbe neanche in quel caso. Però questa è una serie satirica e non ci sono buoni, se non forse appunto Romolo e Giulia, che tentano di riunificare un po' le differenze. Il resto dei personaggi sono tutti dei mostri e sono le caricature grottesche e deformi di vizi capitali e vizi nazionali, come la migliore tradizione della commedia all'italiana, voglio dire, dove vengono eletti a protagonisti dei cialtroni che però incarnano le qualità e anche però i difetti, e saper ridere di sé e quindi saper alzare le proprie qualità e riconoscerle, ma sapere anche riconoscere i propri difetti e ridere dei nostri difetti, delle nostre attitudini, è la prima regola per riuscire a comunicare, per mettersi in discussione, per avanzare, per evolversi anche, no? Quindi zero polemiche, vediamoci una serie autoironica e ironica, autoironica sull'Italia tutta, non autoironica o ironica solo su alcune città. E vediamo un po', poi alla fine di ogni puntata, se ci sono fatti delle risate, magari abbiamo anche riflettuto su alcuni temi, prima di additare su una promozione che chiaramente è fatta da un personaggio e non da una persona. C'è quella classica sindrome da adesina del liceo per cui devi essere interdisciplinare, quindi non ti do il tempo di... Copulati, Montacchi, so solo due nomi, so. Scappa con me. Ma dove andiamo? A Roma esiste un luogo dove ognuno può fare come gli pare. Basta essere veste come un coglione. Scappa con me al Pigneto. Romolo e Giulia, la guerra mondiale italiana. A settembre, su Fox. Quando è che hai detto che dovevo passare? 17 ore fa.